Sul revisore mancante ad ACI Sant'Antonio sono ore decisive le prossime. L'opposizione è ancora divisa e non ha un accordo sul nome da proporre prima ed eleggere poi. Inoltre, siccome, seppur quest'ultimo membro del collegio sarà rappresentativo delle minoranze, serve anche una convergenza con la coalizione che sostiene in consiglio l'amministrazione Caruso. Correttezza istituzionale vorrebbe che la maggioranza non metta bocca in questa discussione, ma comunque servono stasera anche i voti di PD, Megafono e D'Agostiniani per eleggere il revisore dell'opposizione. Al momento sono tre le soluzioni in campo: una proposta dal trio Puglisi Mita Pappalardo, l'altra dalla coppia Pulvirenti Adorno e l'altra dai consiglieri Cannavò e Musumeci. Se si trova un'intesa tra tutte le anime della minoranza, una piccola delegazione capeggiata da Alfio Puglisi nel pomeriggio è pronta ad andare a trattare con la maggioranza. Mentre se non si dovesse trovare un accordo tra le tre anime dell'opposizione, stasera in consiglio può succedere di tutto. E nell'elezione del revisore mancante potrebbe innescarsi una sorta di meccanismo di accordi trasversali.